Ho un amico albergatore. Poco tempo fa ricevo una richiesta per un soggiorno di 2 notti a fine maggio 2018, quindi tra un 6 mesi circa. L'albergatore risponde che sì, c'è posto e che quindi se vuole può prenotare. Al che il cliente risponde chiedendo se poteva garantirgli che in quei 2 giorni di fine maggio ci sarà il sole a Venezia. Questa storia bizzarra mi ha dato lo spunto per questo video, dove vorrei fornire alcuni consigli, alcune proposte di cose da fare quando siete a Venezia con la pioggia. Il primo consiglio che vi posso dare quando a Venezia piove è di fare un bel giro in gondola. No, forse non è una buona idea. A meno che naturalmente non siate cinesi. Stabilito che il giro in gondola sotto la pioggia non è proprio il massimo, quello che potreste fare invece è visitare un cantiere navale dove costruiscono le gondole, ovvero uno squero. Che ad essere precisi non fabbrica solo gondole, ma qualsiasi imbarcazione tipica veneziana in legno, di cui ovviamente cura anche la manutenzione. Nello specifico ve ne consiglio due. San Trovaso e Tramontin. San Trovaso è quello che sembra una baita di montagna, non per caso, dato che nel 600 la fabbricazione e la riparazione delle barche a Venezia veniva affidata ad artigiani che provenivano dalle montagne del Cadore. San Trovaso si trova a pochi passi dalla fermata Zattere, lì nel vaporetto 2, 5.1, 5.2 e 6. Lo squero di Tramontin, che si trova a pochi passi da San Trovaso, è meno scenografico ma altrettanto interessante. La fermata più vicina è San Basilio, lì nel vaporetto 2, 5.1, 5.2 e 6. In entrambi i casi, per visitare lo squero, dovete prenotare e pagare. In alternativa, potete visitare una bottega dell'altra tipologia di artigianato legato sempre alle barche veneziane, cioè il Remer. Il remer sarebbe colui che fabbrica i remi e le forcole. La forcola è lo scalmo in italiano. In realtà è un po' più complesso di così, ma magari ve lo spiego in un altro video. Personalmente vi consiglio di visitare il forcolaio Matto. Dietro Santa Sofia, a 2 passi dalla fermata Ca' d'Oro, vaporetto linea 1. Consiglio numero 2. Super classico, banale, ma sempre efficace. Andate a visitare chiese e musei. Nello specifico dei musei, numero 1, must do, Palazzo Ducale. Che ve lo dico a fa? Dettaglio importante, compreso nello stesso biglietto, avete anche l'ingresso al Corrèr, all'archeologico e alla Biblioteca Marciana. Se cercate invece qualcosa di non troppo frequentato, ho 2 indirizzi per voi. Numero 1, Museo del Settecento a Carezzonico. Già il palazzo in sé è spettacolare. Fermata Carezzonico, vaporetto linea 1. Secondo indirizzo, Palazzo Mocenigo, dove trovate il Museo del Tessuto e del Costume, con un interessantissimo percorso sulla storia del profumo. Fermata San Stae, vaporetto linea 1. Per gli amanti dell'arte moderna, la tappa obbligatoria è ovviamente il Guggenheim. Ospitato nel Palazzo Venier dei Leoni, tra Accademia e Salute, fermata Accademia, linee vaporetto 1 e 2. Per l'arte contemporanea, invece, Palazzo Grassi e Punta della Dogana. Palazzo Grassi è davanti alla fermata San Samuele, vaporetto linea 2. Per la Punta della Dogana, la fermata è Salute, vaporetto linea 1. Se avete bambini con voi, 2 buone soluzioni sono Museo di Storia Naturale, al fondo con i tedeschi, ci trovate pure un dinosauro. La fermata più vicina è San Stae, vaporetto linea 1, e il Museo Navale, con numerosi modellini ed esemplari veri di barche tipiche veneziane. Ingresso in Riva degli Schiavoni, la fermata più vicina è Arsenale, vaporetti linea 1, 4.1 e 4.2. Per quanto riguarda le chiese, 2 nomi su tutte, Frari, Chiesa Francescana, scrigno di opere d'arte mozzafiato, e San Giovanni Paolo, chiesa domenicana, una sorta di pantheon dei togineziani. La chiesa di Frari si trova nel cuore del sestiere di San Polo, a 2 passi da San Rocco.
mentre la chiesa di San Giovanni e Paolo è di fianco all'ospedale civile. La fermata più vicina è Fondamente 9, Vaporetti Linee 4.1, 4.2, 5.1, 5.2. Se siete di quelli che non si stancano mai di vedere chiese, e a Venezia ce n'è motivo, vi consiglio il Corus Pass. Ben 18 chiese si schiuderanno alla vostra vista. Consiglio numero 3. Musica. Andate a vedere un'opera o un concerto alla Fenice. Alla Fenice vale la pena fare anche solo la visita guidata organizzata dal teatro stesso. Orari e prenotazioni sul sito ufficiale. Il teatro La Fenice si trova tra Santo Stefano e San Moisè, nel sestiere di San Marco. Sempre in tema musica, potete visitare la chiesa di San Maurizio, a due passi dalla Fenice, dove trovate esposto un bel campionario di strumenti musicali d'epoca. San Maurizio si trova vicino a Santo Stefano. La fermata più vicina è Accademia, linee Vaporetto 1 e 2. Se siete sazi di musica classica, concedetevi una divagazione sul tema e andate al Venice Jazz Club. Il livello qualitativo non è alto, è altissimo. Straconsigliato, prenotate prima. Il Venice Jazz Club si trova in zona Santa Margherita, vicino a San Barnaba, fermata Carezzonico, Vaporetto linea 1. Consiglio numero 4. Rinchiudetevi in una biblioteca. All'Aquirini Stampaglia, oltre al lusso di godere di un luogo semplicemente meraviglioso, potete ampliare ulteriormente la vostra già vasta cultura. Ma potete anche semplicemente distrarvi con riviste e quotidiani, comodamente seduti, guardando la pioggia fuori dalle finestre. In campo Santa Maria Formosa, a pochi minuti da Piazza San Marco. Sempre in tema di libri, un'esperienza assolutamente da provare è visitare la libreria Acqua Alta, da molti definita la libreria più bella del mondo. Non sono d'accordo, non è bella, ma è sicuramente originale e stravagante. In Calle Lunga Santa Maria Formosa, arrivando dal campo, la trovate verso la fine sulla vostra sinistra. Consiglio numero 5. Imparate a fare qualcosa con le vostre mani. Fate un corso d'artigianato. Ce ne sono per tutti i gusti, dalle maschere al vetro. Per le maschere vi consiglio Ka Makana. Per intenderci, sono quelli che hanno fornito le maschere per i film Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. Per il vetro vi consiglio Mura Nero, il primo senegalese nella storia della Serenissima che lavora il vetro come un vero maestro muranese. Ka Makana è a pochi metri da San Barnaba, fermata Carezzonico, Vaporetto linea 1, mentre Mura Nero lo trovate dietro alla Bragora per andare verso Sant'Antonin. Se invece, più che dell'artigianato, siete attratti dalla tavola, potreste fare un corso di cucina. Nel link qui sotto trovate tutte le informazioni. Consiglio numero 6. Beh, un modo sempre intrigante per impiegare il tempo, costretti al chiuso dalla pioggia, è senza dubbio mangiando. E allora vai di Baccaro Tour. In zona Rialto ne trovate così tanti e così vicini che i tragitti da percorrere eventualmente sotto la pioggia per passare da un Baccaro all'altro sono davvero minimi. E in ogni caso, dopo un paio di sprizze di ombre, la pioggia sarà l'ultimo dei vostri problemi. Se non volete bere a casaccio, potete provare un tour di degustazione vini accompagnati da un vero esperto. Sempre nel link qui sotto trovate tutte le informazioni. In alternativa, un piacevole rifugio dalla pioggia è la tisaneria con un nome giapponese che non so pronunciare. Una bella tisana calda, due biscotti e una fetta di torta fatta in casa, mentre fuori piove, ha sempre il suo perché. Un altro buon modo per riscaldarsi è con un caffè o una cioccolata calda. O entrambi, naturalmente. Due indirizzi interessanti. Torrefazione Marchi, a San Leonardo, a due passi dal Ponte delle Guglie. E il Caffè del Doge, in Cala dei Cinque, a Rialto. Consiglio numero 7. Se avete soldi da buttare via, andate al Casinò. Ospitato nel meraviglioso palazzo Vendramin Cavergi, fu anche abitazione di un ispirato Wagner. Presi dalla spirale del gioco, non vi accorgerete del tempo che passa, mentre fuori, nel frattempo, ha smesso di piovere. La fermata più vicina è San Marcuola, Vaporetti linee 1 e 2. Se invece non avete soldi da buttare via, andate a visitare un altro tipo di luogo di svago, il Casin Venier.
oggi sede dell'Alliance Française, è un vero gioiellino settecentesco, rimasto quasi intatto. Dovrete versare un piccolo obolo, ma vi assicuro ne vale davvero la pena. L'ingresso è nel sottoportico delle acque, a 2 metri dal ponte di Bareteri, a metà strada tra Rialto e San Marco. Consiglio numero 8, ma forse il consiglio numero 1. Restate in albergo sotto le coperte.